Lavaggio delle mani, misurazione della temperatura con tutto il necessario per la sicurezza anti-Covid e poi via, si parte per un'altra giornata di Grest. Numerosissime le presenze registrate in questo 2021 per la proposta estiva della parrocchia Don Bosco e Istituto Salesiano Agosti. Siamo nella seconda settimana, sono ormai 480 gli iscritti, un centinaio di animatori e rispetto all'anno scorso siamo cresciuti di oltre 200 unità, 200 ragazzi nuovi, bello, ci voleva per loro, ma un po' per tutti. Ricco e variegato il programma della giornata con varie iniziative riservate ai giovani dai 6 ai 13 anni. Noi siamo presenti dal mattino alle 7 quando apriamo fino alla sera alle 17.30. con la possibilità anche di pranzo, per cui da una parte c'è anche un servizio che facciamo alle famiglie che magari lavorano e penso che sia una cosa davvero buona. Ma a parte questo c'è tutto un discorso chiaramente educativo, formato di giochi, di attività, di incontro soprattutto, perché dopo 2 anni di questo tipo vedere i ragazzi che stanno insieme, che giocano, che si divertono, io penso che sia la cosa davvero più bella. Ogni settimana vi è inoltre una proposta speciale. Ci siamo incontrati con il ballerino Etienne, con i The Sun che è una band. Questa settimana ci troveremo con Alvaro, con le sue moto, con i suoi amici. E ogni settimana c'è una proposta. E poi le gite, andiamo in piscina, giovedì andremo in montagna a fare una camminata, poi torneremo a Lignano, all'Aqua Splash. Sono diverse iniziative proprio per cercare di accontentare piccoli e grandi. Al termine del Grest prenderà il via un'ulteriore progettualità. Dal 9 luglio c'è un'altra proposta che è quella del Dopo la Campanella, il secondo anno che lo proponiamo. Vogliamo proporre la possibilità ai ragazzi di fare i compiti per casa, seguiti dagli operatori, seguiti dagli animatori, ma naturalmente anche in un clima di gioco.